psicanalista da sempre impegnata a leggere le questioni che riguardano proprio le famiglie e il femminile. Ha appena pubblicato un libro dal titolo Sorelle, il mistero di un legame tra conflitto e amore. Laura Pigozzi con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, buongiorno. Eccoci. E bentornata a Formato Famiglia. Grazie. Perché lei è già stata con noi l'anno scorso presentando un altro suo libro dal titolo, devo dire, illuminante, Troppa Famiglia fa male. E invece in questo nuovo libro, Sorelle, appunto come abbiamo detto, lei scrive: una sorella ci accompagna per tutta la vita, la conosciamo da sempre, il rapporto con le amiche, con i gruppi femminili, ma anche con il partner, eredita molto da questa relazione di odio-amore. Una sorella è il legame più lungo e significativo con l'altro femminile, con la propria alterità di donna. E allora le chiedo, anche alla luce di quello che abbiamo detto nella prima parte, che valore ha la sorellanza oggi nella costruzione dell'identità di una giovane donna? Allora, la sorella è quella che permette la maggiore identificazione con il femminile. Preferisco parlare di identificazione perché l'identità ha sempre il sapore di qualcosa di fisso, mentre l'identificazione è un po' un puzzle. Dato che il femminile non è una conquista perenne e assoluta e fissa, ma è un work in progress, è un processo, è un movimento, la, diciamo, plurivocità del femminile richiede che ci sia un processo più di identificazione che identitario. L'identità è data una volta per tutte, l'identificazione invece si può modificare nel tempo. E naturalmente due sorelle si modificano nel tempo, così si modifica, come si modifica anche la loro relazione. E quindi è certamente un punto in cui sentiamo l'altra come un'intrusa, però è anche quella che ci libera da un egoismo narcisistico. Sentiamo l'altra come un'estranea, ma anche quella che ci permette di costruire un'alleanza sociale, perché poi anche le reti femminili ereditano molto dal nostro rapporto con le sorelle, o dovrebbero ereditare molto con il rapporto dal rapporto con le sorelle, anche se diciamo che spesso invece continua a essere prevalente l'asse verticale del rapporto madre-figlia, che è ancora un asse in qualche modo, se così posso permettermi di dire, un po' patriarcale, cioè dal più potente al meno potente, mentre la sorellanza vera dovrebbe valorizzare l'asse orizzontale. Asse orizzontale che è proprio si costruisce a partire dalle sorelle, quando esiste un'alleanza che non è la gara per esempio accaparrarsi, per primeggiare o per accaparrarsi il favore della madre, per esempio, perché allora lì la sorellanza decade, cioè l'asse orizzontale decade. E è questa gara per la madre che non è inevitabile, cioè che noi pensiamo sempre quando nasce la sorellina la gelosia si fonda sul fatto che la piccolina è attaccata al seno, noi non più, e quindi no. Ecco, questa cosa qui non è originaria. L'originarietà della relazione riguarda invece il riconoscimento speculare tra le due piccole. Ed è per questo mi collego, perché il sottotitolo del libro è Il mistero di un legame tra conflitto e amore. Ecco, allora approfondiamo un po' meglio questo concetto, perché c'è questa diciamo, si parla di mistero comunque di conflitto e amore. Ecco, ci spieghi meglio grazie a quale accortezza questo rapporto può tenersi in equilibrio. Ma dunque, intanto parlo di mistero perché questo legame della sorellanza è un mistero, nel senso che nelle teorie sulla famiglia è il rapporto meno indagato e invece è uno dei legami più strutturali che ci siano, cioè una sorella è un legame strutturale in ogni donna, anche per le figlie uniche che spesso sognano sorelle, quindi c'è qualcosa che ci chiama. Lo dicevamo prima con Paola Peretti, no? Si sogna in effetti la sorella d'anima se non si ha una sorella di sangue. Sì, e quindi è una palestra straordinaria, una palestra straordinaria e anche un test di sopravvivenza. Allora, questa questione del sapere che una relazione di alleanza è
ambivalente sempre, cioè è un po' conflitto e un po' amore, e questo ci permette di costruire proprio gli assi della socialità e anche dell'umanizzazione, cioè il conflitto e l'amore è la imparare a far coesistere la differenza e l'uguaglianza. Questo è per questo che dicevo che è una palestra straordinaria. Allora bisogna in qualche modo tener caro l'ambivalenza dei rapporti, perché proprio perché siano in equilibrio. L'equilibrio non è una stasi neutra, è un'oscillazione continua tra appunto un polo e l'altro. Ma dottoressa Pigozzi, mi colpiva moltissimo quello che stava dicendo, dottoressa Pigozzi, mi stava colpendo quello che diceva, gli assi, no, della socializzazione, dell'umanizzazione, della socialità, e quindi questo ha fortemente, che sono proprio insiti nel rapporto di sorellanza, e noi questo tema lo abbiamo non a caso legato ai bisogni, le sfide, l'emancipazione, i diritti delle giovani ragazze, di cui oggi ricorre appunto la giornata mondiale. Quindi a che punto siamo su questo, come una sorella avendola accanto può essere, perché lei nell'ultima parte del libro proprio dedica il capitolo finale all'alleanza tra sorelle. Allora, su questo vorrei dire una cosa, che le giovani dovremmo pensarle a partire dalle neonate. Perché dico questo? Perché la giovane donna si costruisce in famiglia già nei primissimi mesi addirittura di gestazione e poi nel periodo anche neonatale e nella prima infanzia. Allora, come fare a far sì che una donna sia indipendente e autonoma in qualche modo, no? Sono due parole che non circolano più tanto, tant'è che tutta la clinica contemporanea è tutta una clinica della dipendenza, della dipendenza dall'altro. Allora, come facciamo? C'è un punto che vorrei sottolineare, che è questo: se noi con una neonata la trattiamo come un oggetto e un bisogno del mondo, la stiamo oggettificando. Se la oggettifichiamo, finisce che la lasciamo in un rapporto di dipendenza. Se questo rapporto di dipendenza non si scioglie poi con l'infanzia e con la povertà, noi costruiamo degli esseri umani diciamo immersi nella dipendenza, che poi cercheranno rapporti dipendenti fino ai rapporti estremi, dove poi si esercita una violenza di coppia. Quindi la giornata delle ragazze, secondo me, comincia con la giornata delle neonate, facendo sì che di pensare il bambino, la bambina, questo vale anche per i maschi, perché i maschi, i piccoli maschi sono molto dipendenti anche loro, quindi pensare già pensandoli in maniera diversa. Noi grazie Laura Pigozzi per aver scritto Sorelle, il mistero di un legame tra conflitto e amore, per aver completato questa puntata, grazie di essere stata con noi, questa è Radio 1.